Una persona che è anche un simbolo, non solo per la Polizia di Stato, ma è un simbolo per la nazione, è un simbolo anche per le donne che, di questo paese, che hanno saputo e ancora sanno impegnarsi e anche fino all'estremo sacrificio della vita, proprio per la vita democratica di questo paese. Quindi io sono molto lieta che tra l'altro questo riconoscimento sia un riconoscimento che nasce all'interno di questa città e all'interno di uno spazio che è fruibile a tutti i cittadini. E questa è anche l'occasione perché questa targa possa essere così di stimolo anche a coltivare la memoria e a sviluppare anche in chi magari in quegli anni non era ancora nato il senso di questo sacrificio che è per tutti e anche per coloro che verranno. In questo paese la sicurezza nel senso della capacità delle forze di polizia, statali, locali, di tutto l'apparato, di farsi interprete dei bisogni dei cittadini sia un punto di eccellenza dell'Italia. Noi siamo un paese che consente ai nostri cittadini di fruire dei diritti fondamentali, credo, in maniera veramente piena. Ovviamente tutto è perfettibile, ovviamente non ci dobbiamo nascondere il fatto che ci sono evidentemente sacche di illegalità, fenomeni di degrado, criminalità che ancora è latente o comunque in alcuni casi anche così evidente, però c'è un grande senso di responsabilità nelle forze di polizia, nella parte sana della società, quindi io credo che questo ci debba confortare nell'andare avanti.